che lei che è una radiofonica, lo sì, è stata sì, perché sì, lo ha fatto per bene per tanti anni con il nostro amico Ruggero Sardo, che salutiamo. Poi, ciao Ruggero. È anche una scrittrice, è già arrivata al suo secondo libro che sarà pubblicato a breve, ma intanto il primo, che è uscito qualche tempo fa, comunque sta facendo la sua strada, è stata alla come si chiama? Al Salone del Libro di Torino. No, ma anche a quello, visto anche a quello all'Etna Book, come si chiama? Esattamente, Etna, anche all'Etna Book. Book. Perché ho visto delle pubblicazioni sulla tua pagina, sul tuo profilo. Lei si chiama Manuela Santanocita, proprio così, con tutte le A. Tutto in A. E ha scritto un libro che si chiama Non è come sembra. Ben arrivata. Perché c'è Santanocito tutto in O e Santanocita tutto in A. Che Caruso è proprio veramente gender chiaro in questo caso. Precisi. Non è fluida. Buongiorno intanto, grazie per l'ospitalità, grazie Salvo, grazie Giuseppe, sono felicissima di essere qui. Anche noi siamo contenti di averti qui e siamo anche curiosi di conoscere il contenuto di questo libro, perché tu me ne hai parlato. Non è come sembra, tra l'altro. Ovviamente io non ho avuto il tempo di leggerlo, anche se sono dei passi brevi, adesso ci spiegherai esattamente anche qual è la struttura proprio di questo libro, che è piccolino, è tascabile, da spiaggia, da borsa, da metropolitana, da autobus. Da aereo e da tutti quei posti in cui è bello leggere un libro anche la notte prima di addormentarsi, leggere un piccolo pensiero di poche pagine, di poche righe, può aiutare, e soprattutto costa solo 10 euro. Assolutamente. E non è una pubblicazione, ci tengo a dirlo, non per sminuire altri, però oggi è facile pubblicare un libro, chiunque scrive un testo lo manda online, se qualcuno lo vuole comprare se ne stampa una copia e si manda, e quindi fare l'editoria così è molto facile. Invece ci sono le case editrici che investono, credono negli scrittori, e quando un libro viene oggi edito da case editrici che hanno speso dei soldi, investito sul libro, beh, qualcosa in più vorrà dire, o no? Assolutamente. Come Algra di Alfio Grasso, che ringrazio. Saluto, insomma, Alfio salutiamo. Grasso, sì, ho avuto il piacere di conoscerlo al premio Vittorini, se non sbaglio, a Siracusa. Io lo sarò vuoto a tutto costo. E io presentai qualche edizione. Nel 97, era 98, maggio, lo sarò vuoto a tutto costo. Pippo Baudo dice che una delle prime caratteristiche del bravo presentatore è la memoria, ricordarsi degli ospiti, ricordarsi i nomi, ricordarsi i contenuti, quindi ci sono le scalette. Allora, di cosa parla questo libro? Perché cos'è? Non è come sembra? Mamma mia, mi sento davvero sotto esame a questo punto, perché entrambe le domande da tutte e due. Allora, in realtà Non è come sembra, il senso è proprio questo, cioè quello di viaggiare, dedicato proprio al mondo dei viaggi, viaggiare sempre, anche quando non è possibile, insomma, farlo fisicamente, perché è un libro che è nato durante il lockdown, possiamo pure dirlo, però ho pensato di mettere insieme in quel periodo storico, in quel contesto, dei pezzi, chiamiamoli così, che avevo scritto per la radio, per la televisione, dando loro un fil rouge, un filo rosso. Quindi un comune denominatore, diciamo. Assolutamente, un comune denominatore. E quindi il senso di questo libro è proprio questo: viaggiare anche quando non puoi farlo fisicamente, anche con poco, utilizzare il web intelligentemente come portale proprio di fantasia, anche non solo. Jonathan avrebbe utilizzato altri modi per viaggiare. All'Icamastice, a Moglininaucia, che gli facciamo un bello viaggio. Un viaggio che non ci interessa. Si chiama trip, in quel caso non si chiama trip. Invece questo è un viaggio che si può fare tramite il web. Come fai? Solo, sì, magari ti lasci colpire da qualche luogo, dalle usanze un po' insolite, strane, dai nomi particolari. E le trovi, quando viaggi le trovi, trovi usanze totalmente diverse dalle tue. E quindi che fa? E quindi praticamente inizi un po' a cercare, a ricercare, a vedere un po' le usanze particolari dei luoghi, a capire un po', insomma, come ci si comporta, e inizi a scrivere. E cosa hai scritto? Cosa ho scritto? Ho scritto un po' di tutto, approfittando delle metafore, di alliterazioni, di consonanze, di assonanze. E doppi sensi, soprattutto. Sono un po' di doppi sensi. Secondo me sta all'inizio. Abbiamo scelto i pezzi più radiofonici e televisivi. Ora vedremo, perché l'ha scelta lei, non sapevo che succede. Ci sono andata proprio delicatamente, leggiamone aspetta uno, che ti metto una musichetta giusta, aspetto la musica, leggiamone uno che ha la misura giusta, vai. Questo mi mette anche un po' di malinconia, questa però è tristissima, dai, messa apposta per capire una maghiera a parare. Vediamo. A questo punto mi intristisco anche io. È giunto il momento di mostrarvi Moncoul. È una celebre città francese che potreste raggiungere dopo aver fatto una fermata a Bichat, in Svizzera.
che è vicino Mukul. Assolutamente. Che esiste, che esiste. Esistono. Esiste. 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 Allora, che diciamo fesserica. Cercatele su Google. Mukul e Pisciar. Esistono, sì. Mukul appassiona da millenni brillanti filosofi, filologi, anatomisti, sì, naturalisti, biologi, palpatori e linguisti di tutto il mondo. Perché ha sempre dei buoni motivi per, certo, piacere. Perché se mordi il cul non fa male. I francesi infatti sono rinomati proprio per i moulots, cioè le pietanze morbide. Vero, proprio come, sì, il moulot chocolat, un tortino marrone di morbido cioccolato proveniente proprio dal Mukul. Esatto. Ah sì, proprio da là viene, esatto, da quella zona, da dove poteva venire, per forza da lì doveva venire. E poi, questo luogo offre un forte senso di familiarità. E piace a tutti perché è accogliente così come appare, certo, morbido e tondeggiante sotto le valli francesi. Quindi appassionatevi, insomma, a Mukul, a Tonkul o al cul in generale, perché nella vita, insomma, ci vuole sempre giusto un po' di cul. Assolutamente, sì, sì, sempre, sempre. Tutto vero, è tutto vero. Sono nomi di città e di posti veri che però nel racconto poi diventano funzionali. Attenzione, i linguisti soprattutto, devo dire che sono quelli che certo, i linguisti abili linguisti a Mukul si trovano molto molto ma bene. Ma vuoi mettere proprio il momento in cui assaggi il mollo cioccolato? Il mollo cioccolato. La goduria del momento. Comunque è vero che ai francesi ci piacciono i cosomorbi. È vero, è vero, è vero. Mangiano cose, le ostriche, esatto, cose. Aspetta che ne leggiamo un altro. Esatto. Sì, no, però allora, prima di leggerlo, Giuseppe, sì, c'è la prefazione che è di un collega, di un giornalista, ricordiamo, sì, di Lucio Luca. Della Repubblica. Repubblica. Sì, 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 saluto assolutamente. Lucio, con affetto, sì, perché ci conosciamo molto bene. È stato veramente hai fantastico. Avuto anche una prefazione importante, devo decisamente dire. Bene, sì, lui è un uomo a cui piace molto viaggiare. Esatto. Quando gli ho proposto questo progetto, si le prime cose che mi ha detto sono state: tu sei pazza, però per me va bene. va bene. Ho cambiato allora, la musichetta. Secondo dai, momento. Dai. Allora, una cosa. Pixie, ma Pixie. Ci sta proprio una cosa per questo. Più pimpante, dai, sì, dai. Volate alle Antille, esattamente in Guadalupe, al Museo della Banana. Esatto. Per visitare la mostra che ripercorre la storia di questo frutto magico, considerato di enorme beneficio per il nostro organismo. L'unico frutto della morte. Esatto. Così. Sì. Al Museo della Banana troverete informazioni sull'origine di questo frutto e sulle varietà di banane esistenti in tutto il mondo. La prima cosa da sapere, però, è che la banana non è un albero. No, attenzione. No, attenzione. Cos'è? Cos'è? È una pianta. È una pianta. Sì. E oltretutto l'ingresso al museo è gratuito, ma con un accorgimento. No, dimmi. Prima di entrare, sì, bisogna mostrare la propria banana. Ah sì, ma te la puntare una secchietta? Bravo, bravo. Dovreste portare con voi proprio una banana come biglietto d'ingresso. Ecco. E a chi si presenterà con il frutto più lungo sarà assegnato il premio la banana più bella. Giustamente, mi sembra corretto, certo. All'interno del museo è possibile vedere anche diversi oggetti che si possono realizzare con la buccia e le foglie di banano, come ad esempio bambole, fiori, spille, anelli. Dopo la visita si può anche godere della degustazione di innumerevoli varietà di banana che si differenziano tra loro per colore, dimensione. Che non lo sappiamo, ma ce ne sono tante. Tantissime. Esatto. Struttura della polpa. C'è il museo della banana, appunto, questo. Anche a livello di zucchero, proprio totalmente diverso. Certo. Quindi allora, struttura della polpa più o meno soda. Sì. Insomma, tra le varietà più interessanti ci sono le banane fico, dolci e tondeggianti. Wow. Le banane rosse, deliziose anche alla vista. Piccoline, molto belle e molto dolci. Sì, le ho mangiate vero, in Messico. Comunque mangiare una o due volte al giorno la banana comporta una serie di effetti positivi. Sempre. Perché potassio, no? Così. Assolutamente, la banana, grazie alle sostanze di cui è composta, fa bruciare i grassi, certo, aumentare il buon umore, certo, appunto la forma di un sorriso, sì, e ridurre l'ansia e lo stress. Quindi diamo anche notizie mediche importanti. Ma d'altronde la banana è uno smile, su questo non ci sono dubbi. E poi? E inoltre favorisce anche la contrazione e il rilassamento dei muscoli, contribuendo subito a recuperare le energie. Infatti è molto utile gustare una banana in caso di perdita di forza, certo, soprattutto quelle sode, attenzione, perché contengono più ferro. Inoltre assaporare la banana migliora anche la vista, ecco pure perché è bene averne una a disposizione, ma anche una di scorta, insomma, da portare. Va bene. Sempre così. Esatto. Immagino uno che c'ha la banana di scorta. La banana di scorta mi fa impazzire. Sì, assolutamente. Va bene. Fate attenzione però quando sbucciate la banana. Sì. Molti la aprono partendo dal picciolo, andando invece, incontro alcune volte ad un'operazione difficile.
molto sbagliato. Assolutamente, perché si rovina il frutto. Si deve aprire dall'altro lato. Ricordate, la banana va sbucciata dal basso, pizzicando l'estremità opposta. Insomma, per sapere tutto su questo corposo frutto esotico dai mille usi, visitate proprio questo museo, dove le guide saranno pronte a svelarvi ogni segreto. Sembra una cosa strana, ma è vera. È vera. Allora, ovviamente, come ha spiegato Manuela, non c'è bisogno di andarle a vedere personalmente queste cose per scrivere un libro come questo, e non c'è bisogno di andarle a vedere se lo leggete questo libro. Quindi compratelo. Dove lo trovano? In tutte le librerie. Ovunque, in tutte le librerie, anche online. Noi abbiamo molti ascoltatori che ci seguono dall'estero, quindi lo trovano su Amazon. Certo che sì. E quindi andatelo a cercare. Lo trovano in libreria se vanno tranquillamente. Assolutamente. Sì. Sei stata al Salone di Torino, hai fatto l'Etna Book, cos'altro vuoi fare? Cosa voglio fare? Senti, domanda, a parte il museo della patata, della banana, il museo della patata c'è? Guarda, ci sono tutti ci i sono musei tutti. Che vuoi. Non spoileriamo nient'altro. Il museo della patata. Ma ci spostiamo anche in Svezia con altre usanze davvero sì molto particolari. Soltanto alcune così cose che possono incuriosire, soltanto i titoli. Beh, per potrei dire per esempio ai nostri ascoltatori di andare a fare in Kulu un bellissimo fine settimana. Ecco, questo Kulu potrebbe assolutamente. Oppure di imparare a suonare il kazoo, che è uno strumento, è molto carino. Oppure tante feste in Italia e non. Insomma, come appunto la sagra della patata, per esempio. Ma ce ne sono veramente moltissime. Leggete il libro. Non è come sembra. Non è come sembra. È molto divertente e anche vero, assolutamente vero. Brava Manuela. È molto brava, ironica, e io spero che faremo delle cose insieme presto con Manuela Santanocita. Sì, grazie. Grazie a voi. Ciao Manuela. Ciao.